Mia figlia, la portarono via 2 anni fa. Maledetti vigliacchi, maledetti. Noi siamo dei vigliacchi. Invece di stare qui a guardare, dovremmo ribellarci. E fallo allora, che aspetti? Io l'ho fatto, carogna! Quando sono venuti a prendere mia figlia, ma ero solo. Adesso non ho più niente da perdere e voi soltanto chiacchiere. Calma, 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 qui non voglio guai. Tanto siete un branco di pecore. Fermati! È fuggita!
In due. Adesso ci divertiamo. Allora. Ehi, mercante! Dove è andata tutta la gente? Lontano. Il più lontano possibile, puoi esserne certo. E se fossi al posto tuo, io farei altrettanto. E senza perdere tempo. Chi ha parlato? Golia, il protettore dei deboli. Non hai ancora capito che i soldati torneranno. E allora? Allora fila via se no ti congiano per le feste. Scappa, scappa. Scappa, 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 scappa. Brutto figlio di un nano, guarda che disastro in faccia. Muovetevi, fannulloni, c'è un amico in pericolo. Dici davvero? E il tuo amico chi è? È una mezza porzione come te, eh? Più alto, ma come fisico siamo lì. Si è ribellato? Sì, è lui, è proprio lui! Ci ha colto di sorpresa! Bravo, hai indovinato. Sono io il ribelle. E con questo? Devo chiedervi scusa? Prendetelo! Adesso te la faccio passare io la voglia di scherzare. Tu credi? Quello è l'amico in pericolo? A me sembrano più in pericolo i soldati. Ma sono un po' troppi anche per lui. Andiamo! Ehi! Che scherzo è questo? Siamo amici! Fermatevi, se no mi tiro giù tutti e due. Bravo, così ci prendono tutti e tre. Che bella passeggiata! Una voglia di cambiare mestiere. E poi proprio gladiatore. Uccidere per uccidere. Per divertire gli altri, no, non fa per me. Quegli uomini che tu disprezzi sono dei patrioti. Si fingono dei gladiatori soltanto perché vogliono addestrarsi al combattimento senza destare sospetti. Una congiura. E tu credi di poter contare su di me? La sorte del tuo paese. Non ti sta a cuore? Ci manco da tanto tempo. E allora per quale ragione hai aiutato quella ragazza a fuggire? Che domanda, perché mi ha fatto pena. Era come una bestia inseguita. Povera ragazza. E le altre non ti fanno pena? Quali altre? Ma come? Non sai perché la portavano via quella ragazza? No. Non lo sai? Ti ho detto di no. Calma. Calma. Noi ti crediamo, Magister. E sono proprio gli dei che ti mandano. Ascolta. Ogni anno noi di Nefer dobbiamo consegnare al re di Cafaus 24 fanciulle scelte fra le più belle. Riesci a immaginare la loro sorte? La schiavitù. La morte! Gli uomini di Cafaus le immolano ai loro dei. È mostruoso. E non c'è nessuno che si ribelli. Noi, ma siamo in pochi. E il nostro re, perché non interviene? Il re di Nefer è morto combattendo contro Cafaus. È l'iniquo trattato di pace. È stato firmato proprio da suo fratello Pergaso. Ora è lui che regna. Ma a Pergaso che importa se la sua gente soffre, muore, purché lui continui a regnare? Altro che rischiare la vita o il trono in una nuova guerra contro Cafaus. Ma il re, quello che è morto, non aveva una figlia. Parli di Resia? Sì, Resia. Purtroppo lei non può salire al trono finché non avrà uno sposo.
Può darsi che quel giorno le cose cambino. Ma possiamo affidarci solo ad una speranza? E noi non permetteremo più che le ragazze di Nefer siano mandate a Kafaus. Vuoi essere dei nostri? Quanti siete? Siamo 41. Da questo momento, 42. Uè, ci sono anch'io, 43. Beh, 42 e mezzo. Come vedi, anche quest'anno teniamo fede ai nostri impegni. Paghiamo il tributo, Morakeb. Non potreste fare altrimenti. Morakeb, pensi che non siano degne degli immortali dei di Kafaus? Le abbiamo scelte fra le più belle fanciulle di Nefer. Guarda. Maledetto assassino! Adesso sarai per tutti i tuoi... Volevi uccidermi! Non te! Lui! Lui voleva uccidere! Che tu sia maledetto, Marac! Taci, bastardo! Bastardo mio! Stirpe dannata! La tua fine è vicina, Marac! Verranno altri dopo di me e non falliranno! Quell'uomo morirà. Morirà sotto i tuoi occhi. Gli anni passano, Ferguson, e i fatti sbiadiscono nella memoria. Può darsi che il tuo popolo cominci a dimenticare la dura sconfitta che subì da Kafaus. Ma non la dimentico io, Morakeb. La sacra trireme di Kafaus sarà qui fra due giorni. Che non avvengano altri incidenti durante l'imbarco delle fanciulle. Sta tranquillo, il popolo non se ne accorgerà nemmeno. Le imbarcheremo il giorno in cui la gente di Nefer si dà convegno nell'arena. Nessuno manca alla gara di primavera. È così importante una corsa? È importante la posta. Chi riesce a sconfiggere mia nipote Resia ha diritto a sposarla e a salire con lei al trono al mio posto. È rischioso. Sarebbe rischioso se mia nipote avesse dei rivali nel condurre una quadriga. Però è strano che la principessa Resia non desideri regnare. Se conquistasse il trono, perderebbe la sua fama di auriga invincibile. Sei un uomo fortunato. Come sei bella, Kelima. A volte mi chiedo se ti voglio bene solo per questo. E cosa rispondi? Che non è solo per questo. Kelima, anche al tuo nome voglio bene. Alle tue mani, al tuo viso. Tu non sai cos'è il tuo viso di notte. Vieni, vieni a specchiarti nell'acqua. No, non scherzare, Xandros. È tardi per me, devo andare. Così presto? Non rimani ancora un po'? No, dimentichi che sono la prima ancella di Resia. La detesto, la tua principessa. E dimentichi anche che sono sua amica. Un'amicizia che non approvo. Ma che cos'hai contro di lei? Se non la conosci nemmeno, non l'hai mai vista. Ne ho sentito parlare abbastanza. E ti rimetti all'opinione degli altri? Oltretutto sei uno straniero e sei qui da poco tempo. Come fai a giudicarla? Una donna che si affida a una gara per scegliere l'uomo che le vivrà accanto tutta la vita e per lo meno... È stato Pergaso a stabilire che Resia sposi chi riuscirà a vincerla nella corsa delle quadriche. E lei accetta questa condizione? Se si presta al gioco di Pergaso non può avere un animo molto diverso da quello del tiranno. Xandros! E poi non sopporto che tu debba viverle accanto. Se penso che un giorno Resia si metterà fra noi due... Ma in che modo? Non capisco. Ti prego, Kelima, rammenta la promessa che mi facesti. Non cercare di sapere di più sul mio conto. Io sono un gladiatore e basta. No. Tu sei l'uomo che amo.
Guarda quella cesta nella stiva. Ehi, tu! Chi sei? Che vuoi? Nascondimi, ti supplico. Mi stanno cercando. I soldati mi inseguono. Perché? Che hai fatto? Non c'è tempo, ve lo dico. No, ma nascondetemi, no, adesso, no, ti supplico, no, nascondetemi. No, nascondimi, nascondimi, no, ti prego. Ti pagherò bene, non ma aiutami, aiutami. Eccoli. Ehi, della nave! Non avete visto un uomo? Ehi! Rispondi! Un uomo? Sì, un uomo. No, no, non si è visto nessuno. Via, 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 sparite. Sei sicuro di non mentire? Ma certo. Questo silenzio non mi piace, se non mi credono e perquisiscono la nave, ma guarda tu che guaio. Diamo un'occhiata, non mi fido di quest'uomo. Cercate dappertutto. Salve. E che è successo? Allora tu non avresti nascosto nessuno. Come? Eh? Nascosto? No, nascosto? In che senso? Ah, nascosto, no, 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 non nascosto nessuno. Eppure no, me l'ha perso, no. Comunque ce ne accerteremo. Nessuno nella stiva. Che ti dicevo, non c'è. No. Io non lo conosco. No, io non l'ho mai visto prima, io non so chi sia. Te lo giuro, io non c'entro affatto. Tu non puoi rovinare un povero mercante venice, non puoi. Non... Arrestatelo e chiudete l'equipaggio nella stiva. Allora non hai capito, io non l'ho conosco, non l'ho mai visto. Dai, della notte, mi siete testimoni, vi dico la verità. Mettete giù domani, non potete trattarmi così, quindi la mia nave. Mi supplico, e non vincete. Noi abbiamo giurato che nessuna fanciulla di Nefer sarà più sacrificata agli dei di Cafaus. Questo è il momento. La sacra trireme non dovrà arrivare a Nefer. E non arriverà. L'aspetta il fondo del mare. Dobbiamo lasciarli, Sandus. Io andrò con loro. No! Non possiamo rischiare. Tu devi vincere la gara delle quadrighe. Nessuno di noi potrebbe prendere il tuo posto. Ma io vorrei... Va, Xandros. E che gli dei del mare vi assistano. Salpate l'ancora! Alla voga! Presto, sbrighiamoci! Siamo partiti, che perdi tempo dietro a quelle zucche. Ma si può sapere che stai combinando? Che te ne fai, eh? Amico mio, queste galleggiano e io invece no. E poi fatti gli affari tuoi. La sacra trireme! Una vela fenice. Ma cosa fa? Ci taglia la rotta. I gladiatori in coperta! Preparatevi all'arrembaggio! Serrate la vela! Ci vengono
loro addosso. Vogliono speronarci. Che ci provino, daremo a questi pirati la lezione che meritano. Rallentate la battuta! Tiriamoli sulla nostra nave e incendiamola loro. Preparare i bracieri! Gli arcieri in coperta! Arcieri in coperta! Tutti ai posti di combattimento! Tutti ai posti di combattimento! Ci sono anch'io! Da che fai? Mi sono armato, Thank you.
l'uomo rovinato, il carico andato in malora, le mie povere spezze con tutto su, questo fumo. Coraggio. Sì, coraggio, avanti. Coraggio, non mi resta non ti più abbattere. Niente, più ma niente. Questi sì. Senti. Ah, sì, ah, sì. Ah, prima ci dovrai sbarcare sì. Dove ti diremo noi. Sì. E acqua in bocca. Sì, sì, d'accordo? Sì. Sì. A volte penso che non ti fidi abbastanza di me. Senti, Kilima, tu sei convinta del mio amore, vero? Certo. Io dovrò darti un dolore e ti chiedo perdono fin da adesso. Forse questa notte è l'ultima volta che ci vediamo. Io dovrò rinunciare a te. Qualcuno deve sacrificarsi. C'è molta gente che soffre nel vostro paese e non è giusto. Sono uno straniero, è vero, ma ho il dovere di tentare. Nella corsa i concorrenti mettono in palio i beni o la vita. La vita è l'unico bene che ho. Se perdo, mi uccideranno. Ma se vinco, tutto cambierà, Nefer. Sposerai Resia, sarai re. Lo so che è difficile, ma cerca di capire che Lima sarò costretta a sposare una donna che non amo. Resia è molto bella e può renderti felice più di quanto lo potrei io. Ma come, non mi credi? Non sei convinta? Una volta mi dicesti che quella donna si sarebbe messa fra noi due. Già sapevi che sarebbe finita così. Ma non importa. Se è per questo che ci dobbiamo lasciare... Ma Kilima, non mi chiedi di rinunciare? No. Se uno straniero ci vuole aiutare, perché dovrei impedirglielo io? Le sventure, il dolore di tutti, contano molto di più. No, Xandros. Non avresti mai pace. Ti pentiresti di non aver seguito il tuo impulso. Ma una donna che ama può chiedere questo. Una donna che ama profondamente, così come io ti amo. Sì. Allora? Giù tutti e affondate le barche. Avanti, presto! Salta, Golia, che tocchi. Hai bevuto, Golia? Non toccavi? Toccavo l'anima degli antenati tuoi. Ci siete tutti? Sì, solo qualche ferito. È andata bene. Speriamo che anche la gara delle quadrighe ci vada bene. Con Xandros non c'è da temere. Io l'ho visto vincere ad Olimpia. Perché Xandros non è qui? C'è di mezzo una donna. Come? Alla vigilia della corsa? Non preoccuparti, sarà qui a momenti. Io non mi fiderei, voi non conoscete le donne. È nostro dovere salvarlo, strapparlo dalle grinfie di quell'arpia. Andiamo, maciste, dammi una mano, so dove trovarlo. Ai tuoi ordini. Oh! Ora devo andare. Oh!
fanno sul serio. Vieni, pesciolino bello, vieni. Servito. Perché volevate ucciderlo? Rispondi! Io non so niente, non so niente! Chi sei? Avanti, parla! Sono uno stagliere di Lesia! È stata lei a mandarti, è stata non lei! Non lo so! Sei ferito? No, non è niente. Solo un graffio. Nessuna vedetta ha avvistato la Sacra Trireme. La nave che le abbiamo mandato incontro è tornata senza notizie. Avvertitemi appena saprete qualcosa. Va. Fermati. C'è una tempesta al largo? No. Allora, Ferguson, come spieghi il ritardo? Non so che pensare. E come spieghi l'attentato a me dell'altro giorno? Un esaltato. E come spieghi il fermento che c'è in giro? I miei informatori mi hanno riferito che si sta tramando qualcosa. Presto sapranno dirmi di più. E ti auguro che mi diano notizie rassicuranti. Altrimenti... il ricordo della sconfitta che subiste impallidirà al confronto di quella che vi infliggeremo questa volta. Bada, è un gioco pericoloso. Bada, Pegaso! Di Nefer, di questa città non rimarranno nemmeno le pietre. E quelli di voi che scamperanno alla morte li porteremo a Gafaus in catene. Come ti permetti, Morakev? Stai parlando ad un re. In questa sala dove ha regnato mio padre... ti proibisco di usare questo tono. Sei molto orgogliosa, principessa Lesia, e me ne compiaccio. Sono certo che mai nessuno riuscirà a batterti nella corsa delle quadrighe. Prevedo che il re Pergaso regnerà a lungo. Non ti sbagli, Morakeb. Quando qualcuno mi vincerà, sarò io a volerlo. Pergaso, dovrei parlarti. Con licenza di Morakeb. Pergaso, ricorda ciò che ti ho detto. Era un colosso. Ci ha travolto tutti, anche me. Vi avevo avvertiti, o la vita di Xandros o la vostra. Xandros, l'abbiamo ferito. Dovevate ucciderlo, portatelo via! Lui no! Uscite! A te concedo la vita perché mi servi. Continua a spiare Resia come hai fatto finora. Grazie, mio re. Tutto questo è semplicemente assurdo, Pergaso. Com'è possibile che Resi ami un miserabile? E quel miserabile domani guiderà una quadriga. Se Resia pensa di lasciar vincere Xandros, gli dei devono averle confuso la mente. O il cuore, Delo. È facile confondere il cuore di una donna.
Hai qualche timore, Pergaso? Se ne avessi non dovresti rallegrartene. Finché sono io sul trono, il mio regno sarà sempre amico di Cafaus. Non è la corsa delle quadrighe che mi preoccupa. Perché la sacra trireme non è ancora giunta? Arriverà, puoi stare tranquillo. Lo spero per voi. Sandro, se non arriverà, gli sarà passata la voglia di rischiare la vita. Ne sei proprio sicuro? A lasciarti correre in questo stato. Ma io posso farci. Ti ho detto di no. Manca un concorrente. Sì, un certo Oxandros, il più pericoloso. Dovremo aspettarlo a lungo, questo plebeo. Non è Oxandros. E chi è che guida la sua quadriga? Non lo conosco. Chi sei? Mi chiamo Maciste. Tu conosci quali sono le regole della gara? Se vuoi prendere il posto di Xandros, devi dire quali beni metti in palio. Uno solo. Come Xandros, la mia vita. Sandros, ora ci sarà di gran vantaggio. È vero. Una ragione di più perché lei non ceda a nessun altro.
Hai vinto, Maciste. Tu sarai mio sposo e re di questo popolo. Così impone la legge di Nefer. Per il mio orgoglio non poteva esserci castigo peggiore. Dammi una mano. Meno male, è ancora vivo. Guardate, è ferito. Deve essere certo un pirata. Presto, consegniamolo alle guardie. Ci daranno una ricompensa. Buona idea. Ma non capite il pericolo di questa successione. Chi è questo Maciste? Un contadino assolutamente ignaro di problemi di governo. Oggi però è l'idolo di Nefer. E tutto il popolo festeggia la sua vittoria acclamandolo per le strade. Che cosa sperano che faccia quando prenderà il mio posto? Che non invii più le fanciulle a Cafaus a costo di scatenare una nuova guerra. Ma così Cafaus ci distruggerà! Pergaso, se il popolo è pronto ad affrontare il rischio, se questa è la sua volontà... Cosa conta la volontà del popolo? Sono i suoi governanti che pensano per lui. Giusto. E noi con saggezza... eviteremo che un pazzo trascini il popolo alla rovina. Tuttavia, ti consiglio di essere cauto nel liberarti di Maciste. Gli animi sono molto eccitati. È un'imprudenza infrangere la legge. E se fosse stato Maciste ad infrangerla? Quell'uomo è un ribelle e io sono in grado di dimostrarvelo. Ascoltatemi. Ti chiedo scuse. Ero sconvolta all'arrivo. Umiliata. Capisco ciò che provi. Non sono lo sposo adatto per te. Perché hai corso allora? Io lo so. Tu sei un gladiatore di Evandro, come Xandros. E fai parte della stessa congiura. Quale congiura? Di che parli? Ti assicuro, puoi fidarti di me. Volete dare a Nefer un re che ascolti il suo popolo. So tutto. Per questo hai fatto aggredire Xandros? Io? Perché? Che cosa gli è accaduto? L'abbiamo sottratto a tempo ai tuoi sicari. Ma come puoi pensare che non sono stata io? Te lo giuro. Io lo amo. Io amo Xandros. Tu? Non mi credi, vero? Digli soltanto questo nome, Kelima, e lui capirà. E digli anche che voglio vederlo. Lui sa dove trovarmi. Pergaso ti attende in consiglio. La tua vittoria ti dà diritto ad intervenire nelle più gravi questioni di Stato. Oggi è in gioco la salvezza di Nefer. Lo so. Perciò ti chiediamo di denunciare i colpevoli di un mostruoso misfatto. Di un delitto che minaccia di compromettere l'amicizia fra Nefer e Cafaus. A qualsiasi costo dobbiamo mantenere nell'interesse di tutti questa amicizia, che rappresenta la vita stessa per Nefer. Un'amicizia fatta di sangue e di paura che il nostro popolo è costretto a subire, ma che oggi finalmente respinge con tutte le sue forze. Allora è per questo che tu e i tuoi complici avete affondato la sacra Trireme. Non puoi accusarmi, Meneus. Che io sappia, il mare non parla. È lui che comandava quei pirati, lo riconosco, è lui. Marache, facci giustizia. Arrestatelo, lo voglio vivo. Circondatelo!
sole non siete riusciti a catturarlo! Quell'uomo è il capo di una congiura contro Cafaus. Non ci sarà pietà per lui! Non ce ne sarà per nessuno. Vi stermineremo. Ma non siamo tutti colpevoli! Gli dei di Cafaus gridano vendetta. E la vita di Maciste non basterà a placarli. Se vuoi continuare a regnare e a vivere, ben altro sangue dovrà scorrere. Non c'è tempo da perdere. Le guardie di Meneos hanno messo a soqquadro la città per trovarci. Il nostro piano è stato scoperto, ma tutto il popolo di Nefer è con noi. Aspetta solo un cenno e si ribellerà. Ma ora che ucciderà le fanciulle prima, bisogna intervenire, salvarle. Come penetreremo nei sotterranei delle prigioni? Tutto è previsto. Il popolo attaccherà quando attaccheremo noi. Svegliamoci. Ho visto Resia, le ho parlato. Non mi interessa. Non è stata lei a farti aggredire, credimi, mi è parsa sincera. Ma anch'io la credevo sincera. E lo è, te l'assicuro, Xandros. Lei ti ama, lei ti vuole vedere. Mi ha detto un nome, un nome strano, non ricordo. Kelima? Sì, Kelima. Le guardie! Ehi, ci sono anch'io! C'ero anch'io. Cercate dappertutto. Ma qui non c'è nessuno. Posso chiamarti? Perdonami. Volevo che tu mi amassi per me stessa e non per ambizione. Volevo essere certa che per salvare il mio paese avresti sacrificato anche il tuo amore, che la mia gente avesse un re che sapesse aiutarla. Non parlare, amore, non dire altro. Non sciupiamo così il poco tempo che ci rimane. Devo andarmene subito. È il momento d'agire. Come? Già mi lasci? È l'ultima volta, te lo giuro. Oh, sta attento. Ora non voglio. Non posso perderti. Non temere per me, tornerò. We'll be right back.
I gladiatori sono entrati nei sotterranei per liberare le fanciulle. Il popolo di Nefer è in rivolta nelle strade. Sono diretti ai sotterranei. Maledetti. Resistete! Se quegli straccioni si uniscono ai gladiatori nei sotterranei è la fine. Bisogna impedirlo ad ogni costo. Aduna la guardia reale. Fronteggeremo i gladiatori e il popolo. Li uccideremo tutti. Sono in fiamme. Il fuoco raggiunge il recinto delle sacre belve. Che tutti si ritirino. Vittoria! Vittoria dappertutto! Il popolo è con noi. Si combatte per le strade. Attacchiamo la reggia. Alla reggia. Abbandonate i sotterranei! Assassino! Eresia! Eresia! Eresia, l'hanno... Maciste, ora sei tu che accusi. Non io, ma questo sangue. Non sfuggirai alla giustizia del popolo. Fermati! Lascialo a lui!
la consegno, Morakel. La mia ricompensa. Certo, te la sei meritata. Io li ho visti. Fuggivano. La principessa Resia era con loro, prigioniera. L'hanno portata a Cafaus. Ne sei certo? Certissimo. Li comandava Morakel. Spero che sia ancora viva. Voglio che sia viva. Coraggio, Xandros. Non possono averla uccisa. Che vantaggio ne avrebbero? Dici così per consolarmi. Ma sai benissimo che la temevano. Era coraggiosa. Leale. Ascolta. Se c'è una possibilità di salvarla, una sola, noi la salveremo, Xandros. Te lo prometto. Se Resia fosse qui, ci domanderebbe di pensare alla salvezza di Nefer prima che alla sua. Nefer è già salva, perché il popolo ha ritrovato se stesso. Dimenticate che Cafaus dispone di una flotta e di un esercito formidabili. E presto ci attaccheranno. E noi ci difenderemo. Il nuovo esercito di Nefer è pronto a tutto. No, amici. L'unica possibilità di salvezza per noi è precederli. Attaccarli per primi. Loro non ci ritengono capaci di farlo. Non se l'aspettano. Splendida idea. Se avessimo una flotta per trasportare il nostro esercito fino a Cafaus. Il mare non è l'unica via per arrivare a Cafaus. C'è il deserto di Gor. Il deserto di Gor? Nessuno ha mai osato attraversarlo. E noi lo faremo. La sabbia, il sole implacabile, la sete non basteranno a placare l'odio dei nostri soldati. Il nostro obiettivo deve essere questo: distruggere Cafaus prima che il suo esercito venga a distruggere Nefer. E per impedirlo ho un piano. Un piano audace, disperato. Se lo approverete, alcuni di voi rischieranno la vita. E uno andrà incontro a morte certa. Puoi contare su di me. Ambasciatori di Nefer, purché non siate venuti con la menzogna nel cuore, Rukas, l'invitto re di Cafaus, vi permette di parlare. Noi rappresentiamo gli uomini che oggi governano a Nefer. Essi implorano la tua clemenza e il tuo perdono. Nessuno dei ribelli è uscito vivo dai sotterranei di Nefer. L'ordine è ristabilito. Forse la tua partenza è stata troppo precipitosa. E le fanciulle che dovevano essere immolate ai nostri dei immortali? Sono state uccise dalle belve infuriate. Non siamo riusciti a impedirlo. Rimane l'oltraggio dell'affondamento della sacra Trireme. È vero. Nessun castigo sarebbe troppo severo per noi. Venite con il vostro esercito a Nefer. Abbattete le nostre mura. Incendiate le nostre case. Sterminateci tutti. Ma da un popolo di morti non potrete ottenere più di quanto siamo pronti a darvi in cambio della vita. Vi manderemo schiavi per costruire una nuova trireme. Altre fanciulle verranno a Cafaus per essere immolate ai vostri dei. E grano, e prodotti delle nostre terre. Lealtà. Lealtà soprattutto noi pretendiamo da Nefer. Ma ecco, il vostro vero nemico, l'unico colpevole, il responsabile dei delitti contro Cafaus. Te lo consegniamo. Questa è la migliore prova della lealtà di Nefer. Morirà fra atroci spasimi. Queste corde è assicurato un arpione che uscirà da uno di quei fori lassù.
Molti non lo raggiungeranno, altri lo feriranno. Uno lo ucciderà. C'è qualcosa di peggio del dolore fisico. L'attesa della morte. Sarebbe una fortuna per lui ricevere presto il colpo mortale. Vuoi provare tu? Ti concedo l'onore. Prova tu. Coraggio. No, neanche tu. Forse la tua vita è sospesa all'ultima corda. Continua tu. È noioso aspettare, vero? Venite. I tuoi misfatti, ma solo quando Morakeb lo vorrà. Ognuno ha colpito con fermezza, senza esitare. Li ho osservati bene. Non diffidi più di loro? Il pentimento di Nefer è sincero. Hanno terrore di noi. Ciò non toglie che li puniremo severamente. Certo, ma potremo dettare le nostre condizioni senza ogni altro inutile atto di forza. È vero.
Una spedizione contro Nefer ci costringerebbe a richiamare parte delle nostre truppe che abbiamo inviato oltre i nostri confini alla conquista di Shardana e di Theben. La viltà di Nefer contribuisce alla tua grandezza, o invitto Rukas. Paga, adesso basta, non ho più voglia di giocare. Ancora tre colpi, mi voglio rifare. E va bene, come vuoi. Listo, ho vinto. Aspetta quest'altro colpo e vedrai. Ho vinto ancora. Hai la fortuna dalla tua. Non è la fortuna, è la mano. Accidenti. Ma non puoi star fermo. Muovi pure la mano, ma ti prego, sta fermo col piedino, capito? Grossi e fresconi. Resia, principessa Resia, mi manda Xandros. Xandros? Sì, è qui a Kafaos, siamo venuti per salvarti. Stai tranquilla, ti libereremo. Ne ho visti di uomini coraggiosi, ma nessuno come lui. Avrebbe potuto liberarsi quando voleva. La sua forza non conosce limiti. Ma se lo avesse fatto, tutto il nostro piano sarebbe crollato. Credi ancora che riesca? Di Evandro e del nostro esercito non sappiamo più nulla. Scheletri! Scheletri biancastri nel deserto di Gor! Resia l'avranno trucidata. E il migliore di noi l'abbiamo ucciso con le nostre mani. Che cosa aspettiamo ancora? Calmati, Xandros! Non rendere inutile il sacrificio del nostro compagno. Un passo falso ora comprometterebbe tutto. Agiremo al momento opportuno, come ci è stato ordinato. E anche tu obbedirai. Ti dico io perché siamo qui fermi, perché siamo dei vili. Dovevamo morire con lui. Calma, calma, non aver fretta. Ci sono buone speranze per tutti di morire. Ma dove ti eri nascosto, Golia? Quali notizie ci porti? Ho visto la principessa Resia. È viva, è ancora viva. Certo, ma lasciami parlare, è viva e più bella che mai. E del nostro esercito? Lì giù le zampe, oh, non sospettano affatto che sia in marcia. Ma Resia, dov'è? In una cella dei sotterranei della reggia, io le ho parlato e l'ho tranquillizzata. Le ho detto che la tireremo fuori da quella prigione e che la salveremo. E come, senza il nostro esercito? Evandro non ce la farà mai ad arrivare fin qui. Arriverà, sta certo. L'esercito di Nefer nel cuore del nostro territorio. E tutti i presidi della costa, perché non l'hanno fermato? Perché non gli hanno impedito di sbarcare? Perché? Non sono venuti per mare. Hanno attraversato il deserto di Gor. Non è possibile. Anche noi lo ritenevamo impossibile. Quando ci sono piombati addosso di notte, non abbiamo nemmeno avuto il tempo di reagire. Ci hanno travolti. Chi dormiva è stato trucidato nel sonno. Chi correva verso i cavalli è stato inchiodato dalle lance. Chi voleva gridare agli altri l'allarme non ha potuto. L'urlo gli è rimasto in gola. E tu perché non sei morto con i tuoi compagni? Sia giustiziato! Dove sono adesso? A un solo giorno di marcia, forse meno. E i nostri eserciti sono lontani. Ho inviato messaggeri a Shardana e a Theben per richiamarli. Non arriveranno in tempo. Bisogna fermarli con le truppe dei presidi. Per quella marmaglia basterà. Gli ambasciatori di Nefer non sono più a palazzo. Ci hanno giocati. Era tutto un inganno. E tu ti fidavi di loro, Morakeb. Ma ce ne resta uno. E pagherà per tutti.
Ma sei sicuro che questa è la strada giusta? Non ti permetto di parlare, scioccone. Da questo momento comando io. Va bene, Golia. Fra 82 passi dei miei saremo dalla principessa. Posate piano. Seguitemi da questa parte. Attenti alla testa. Ma allora sei proprio frescone, l'avevo detto, attenti alla testa. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Allora? Ma? 82? Allarga, maciste, che passo! Bernard Farr! Alla
dèi ci abbandonano. Destino di questa città essere distrutta dal fuoco, noi moriremo con lei. Nobili parole, degne di un re. Raggiungiamo il porto per il passaggio segreto. Nostra vittoria, principe Saresia. Io e il mio sposo regneremo con giustizia. E tu, Evandro, sarai il nostro saggio consigliere come sei stato il nostro generale vittorioso. Non avrei mai aspirato ad un premio così ambito. Maciste, grazie, grazie anche a te. Il migliore di tutti noi. Tu sei la sovrana che il nostro popolo desiderava. E per te il popolo si è battuto con coraggio. Ma manca Golia. Era con me nei sotterranei, ma poi è sparito. Dove si sarà nascosto? Eccomi. Che porti lì dentro? Sono affari miei. No, io non ammetto saccheggi. Fa vedere. Giù le zampe. Scusa. Prego, cara. Principessa Resia, ti presento la mia signora. Carina, molto carina. Simpatica, ma dove l'hai incontrata? E intendiamoci bene, il primo che si permette farà i conti con questo. Golia non perdona.